La convenzione è un atto ovviamente bilaterale nel quale i due soggetti, quindi il Comune e la Chiesa di Oriolo Bracciano, hanno preso degli accordi tra le parti. Ecco, questo è uno degli esempi, forse il primo a livello nazionale, di attività congiunta tra un comune e la Chiesa avventista. Questo nello specifico è un atto di gestione dell'immobile comunale per una durata di 15 anni a fronte di una manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, confinata all'interno di questi 15 anni. Il comune in realtà lascia gli spazi così come sono, non richiedendo nessun tipo di locazione, nessun tipo di affitto. Una convenzione che ci permette di essere ancora più visibili sul territorio e un riconoscimento da parte del comune di comprendere e di sapere che c'è appunto una comunità come quella avventista che si prodiga, che si è messa a disposizione della società. Per noi questa convenzione è la risposta anche di, diciamo, di anni di lavoro da parte anche di altri colleghi pastori che sono passati e che hanno costruito la chiesa di Oriolo Bracciano, perché prima era la sede Bracciano, e che poi ha compreso tempo, passando appunto il tempo, che la cosa migliore era vivere in una struttura che il comune poteva lasciarci. La prima convenzione che permette quindi a elementi della cittadinanza, in questo caso ecco la Chiesa Avventista che è presente qui a Oriolo, di fondamentalmente poter utilizzare in maniera complessiva un immobile che noi abbiamo per un lasso di tempo importante, stiamo parlando di 15 anni, e poterlo anche rigenerare, quindi fare degli interventi manutentivi ordinari e straordinari, soprattutto sulla parte del tetto. Allora, si tratta di un immobile vecchio che anche per il disuso aveva dei problemi, insomma. Abbiamo ampliato queste possibilità anche all'immobile e al patrimonio comunale, quindi questa è una prima scelta in questo senso. Speriamo anche che possa aprire il percorso su altre scelte, e noi ne siamo orgogliosi chiaramente, ma anche per l'intenso rapporto che abbiamo con la Chiesa Avventista, con la comunità d'Oriolo. In questo percorso non solo abbiamo il sindaco, il suo assistente sociale, ma abbiamo noi la collaborazione di una banda musicale, perché non possiamo dimenticare che la nostra convivenza nei locali che abbiamo firmato è con una banda musicale, Giacomo Puccini, che ci ha dato, cioè è stata la prima che ci ha accolto, e questo è stato anche ed è ancora oggi una collaborazione bellissima. Lasciatemi dire ancora un'ultima cosa, sapendo quanto è bello ascoltare che una banda musicale suoni Viva Speranza, no? Una banda che come dire, è al servizio della cittadinanza, in quelle che sono anche le culture di questa cittadina cattolica, no? Ecco, suonare un inno come quello nostro, Viva Speranza, è commovente.